L'Open Day del nuovo Savoia Palace porta la firma, per quanto riguarda la proprietà, quella del gruppo San Giovanni. Francesco San Giovanni è presidente. Questa scelta del Savoia Palace è importante. Intanto è un momento straordinario, perché riuscire a poter far parte di una riqualificazione di un edificio storico che ha dato alla città veramente tanto, e primi del Novecento è stato uno degli edifici di cui si sono svolte veramente tanti momenti importanti per l'Italia e per la zona. Noi come gruppo abbiamo nel nostro DNA quello di andare a posizionarci sulle riqualificazioni di edifici importanti, di edifici storici. Nel Savoia Palace abbiamo trovato proprio questo aspetto, una storia, intriso di storia, un edificio particolare, iconico per la città di Rapallo. Noi amiamo Rapallo, è una città che pensiamo che possa veramente dare tutto quello che si ha bisogno, non tanto come casa vacanza, ma proprio come casa anche di residenza, anche per chi non risiede a Rapallo, perché è una cittadina completa, l'amministrazione sta facendo un ottimo lavoro. E noi stiamo cercando con questa operazione di poter dare in questo angolo di Rapallo effettivamente degli appartamenti, delle residenze che devono lasciare una storia a questo ecco, posto. Senta, San Giovanni, il sindaco ha parlato di un connubio che pare molto favorevole, molto positivo, fra pubblico e privato. Ecco, questo è un tema interessante per il futuro anche edilizio della città. Certo. Abbiamo cercato sin dall'inizio, nel DNA del gruppo, il gruppo è un gruppo industriale, si occupa di telecomunicazione e di immobiliare, e da sempre abbiamo cercato soprattutto di portare avanti delle iniziative in equilibrio col sociale e col pubblico, che non poteva essere lasciato da parte per fare l'operazione immobiliare fino a se stessa. E da qui sono nate una serie di analisi, che abbiamo capito che Rapallo poteva aver bisogno di poter utilizzare il know-how dei privati per poter migliorare anche lo stato, cioè il sociale. L'iniziativa del Savoia, guarda caso, ha favorito la salita pazzo, in questo caso nelle case popolari di Rapallo, spesso abbandonate perché non c'erano disponibilità finanziarie adeguate, di poter fare una riqualificazione che permettesse anche alle persone che, vivendo a Rapallo, non possono a volte poter entrare in quello che era la bellezza della prima linea e della, certo, prima, della passeggiata. E noi abbiamo dato la possibilità a queste persone di poter veramente godere delle loro case, e oggi sono lì da vedere. Quindi buona rivedremo, vivremo quasi un po' di belle époque, insomma, che è sempre assolutamente piacevole. Sì, questo è un edificio che sicuramente darà proprio questa struttura, e non solo, con il Riviera in cui ci troviamo dentro, che ci ospita, che è un hotel sempre del gruppo San Giovanni, l'hotel Miramare, e tutte le attività che abbiamo portato a Rapallo lasciano chiaramente intendere come la famiglia San Giovanni ci crede in questo posto, certo, e crede proprio in questo connubio che diceva prima tra pubblico e privato. Buon lavoro. Grazie, grazie, grazie a voi. Del gruppo San Giovanni, che è proprietario del Savoia Palace, fa parte anche finalmente un nome femminile, che è la signora Maria Rosaria. Ecco, dal suo punto di vista di donna imprenditrice, questa iniziativa e le altre che voi fate, cosa rappresenta? Rappresentano sicuramente il nostro vero animo, la nostra vera missione in una città come Rapallo, che giustamente, come diceva mio fratello, amiamo e che vogliamo a tutti i costi vedere veramente crescere insieme a noi. Noi siamo industriali, dediti tutta la vita al settore industriale, e abbiamo più di 300 famiglie che fanno parte del nostro team, e rispettiamo veramente tutti, e quindi in quest'ottica anche su Rapallo abbiamo impostato il nostro mood, che è quello proprio di dare benessere non solo al gruppo San Giovanni,
famiglia San Giovanni, ma anche a tutti i nostri collaboratori che partecipano con noi tutti i giorni e ci aiutano a fare business. Senta. Questa è la cosa importante, ma soprattutto riusciamo a, come dire, a coinvolgere tutti. Questa è la nostra grande bravura, soprattutto di Francesco, che è uomo di punta di relazioni, è il frontman della famiglia di noi due fratelli, e che devo dire che fino ad oggi ha fatto veramente in maniera encomiabile. Quindi, come donna che guida, va d'accordo con i maschi? Assolutamente, perché io ogni tanto sgomito, ma poi quando devo soccombere e dire abbassare la testa e chiedere venia, lo faccio con molto molto piacere. Senta, Francesco ci ha detto innamorato di Rapallo. Lei, vero, anche lei è innamorata di Rapallo? Assolutamente, amiamo veramente Rapallo, perché comunque sono cresciuti qua i nostri figli e per noi è la seconda città. Noi viviamo a Milano da sempre, siamo milanesi, ma Rapallo per noi rappresenta la seconda casa, il nostro secondo vestito, come si suol dire. Quindi, bene, auguri allora alla manager, signora Maria Rosaria. Grazie. Era presente anche il nostro sindaco, Carlo Bagnasco, che ci dice? Che è un sindaco molto soddisfatto. Molto soddisfatto di un atteggiamento politico-amministrativo diverso. Ho sentito un collega, il sindaco di Venezia, il sindaco Brugnaro, che giustamente diceva ci vuole sinergia pubblico-privato. I soli amministratori da soli con delle risorse pubbliche non riescono a fare le cose. È vero, ha ragione Brugnaro. Io nel 2014, quando con tutto l'entusiasmo di un sindaco, consentitemi, un po' giovane, mi sono insediato, ho preso tante pratiche, volevo cambiare la città, ma ho capito che da solo non ce l'avrei fatta. Avrei fatto quello che non è stato fatto nei 15 anni precedenti. Da lì una profonda riflessione su un atteggiamento politico diverso, sinergia, prevalenza al pubblico, ma dare uno sguardo anche al privato e soprattutto la parola d'ordine riqualificare e soprattutto investire e creare anche posti di lavoro con le aperture di nuovi alberghi. Quindi qui c'è un mix pubblico-privato. Ho avuto la fortuna di incontrare dei privati lungimiranti, dei privati seri, che hanno creduto nella nostra città, stanno credendo nella nostra città con grandi progetti che riqualificano la città nella zona meravigliosa, ma non solo, fanno del bene anche nelle zone un pochino più delicate, un pochino più sensibili. Fabio Guglielmi, consigliere delegato della Gabetti Agency e direttore di Sant'Andrea. Questa eventuale ristrutturazione è molto interessante, e a voi interessa da che punto di vista? A noi interessa da molti punti di vista. Il primo è quello di riqualificare uno spazio che da 50 anni era fermo e riqualificarlo in una maniera moderna. Infatti i primi due piani saranno dedicati a uno spazio hotellerie, quindi la tradizione ormai con oltre un secolo dello stabile resta, ma al di sopra porremo degli appartamenti, dei luxury apartment, che avranno differenti tagli, ma che saranno caratterizzati dalla loro unicità, per la loro posizione, per la qualità dei prodotti, per l'attenzione della riqualificazione e per i servizi che questo sviluppo potrà fare. Il tutto inserito in una città che negli ultimi 10 anni, direi, ha avuto una nuova vita. Ogni volta che noi scendiamo per vedere la nostra iniziativa vediamo nuove gru, nuovi sviluppi, nuovi palazzi, nuovi cantieri, in una città che probabilmente unica e Liguria sta creando i presupposti per un futuro certamente radioso come è stato 70 anni fa ormai, o forse più. Forse più. Senta Guglielmi, leggevo nella vostra presentazione che la completa riqualificazione del palazzo esalta le caratteristiche rivoluzionarie introdotte dall'Art Nouveau del XX secolo. Quindi c'è anche un aspetto culturale in questo rifacimento. Assolutamente. Attraverso l'imprenditore e la famiglia San Giovanni abbiamo fatto una scelta. Abbiamo fatto una scelta di mantenere tutte quelle che erano le caratteristiche uniche e irripetibili, voglio dire, di uno sviluppo che ha trovato una nuova luce. Quindi cerchiamo di conservare, non voglio dire ogni singolo mattone, ma in ogni occasione noi continuiamo a insistere sulla nostra ferma volontà di dare splendore, ma ripartendo dal passato. Ecco, questa è la nostra grande sfida e credo che quando sarà terminato il palazzo si vedrà l'effetto di un lavoro forse più lungo, certamente più costoso, ma nettamente migliore di quanto si poteva immaginare.